Innanzitutto c'è un problema legato al pagamento del servizio di tutoraggio che è appena terminato in tutti i lotti del territorio cittadino. Il tutoraggio era stato finanziato con la 328, l'annualità 2012, e da quello che sappiamo in questo momento il finanziamento è bloccato in regione perché la regione contesta al comune di Napoli errori di rendicontazione, nella rendicontazione. Però dal comune ci hanno fatto sapere che invece questi errori non esistono, che la regione non gli ha contestato niente e che quindi non c'è nessun problema. Rimane il fatto che nessun fondo è stato trasferito, per cui gli stipendi degli operatori attualmente sono bloccati. Inoltre il tutoraggio non verrà più messo a bando perché è stato sostituito da un progetto che si chiama sono i poli familiari territoriali. Questo progetto però che sembra dare una ricca possibilità di servizio perché comprende, diciamo, diverse figure professionali, in realtà accorpa tre progetti che esistevano prima sul territorio cittadino, che sono il tutoraggio, l'adozione sociale e i PAS, e quindi in effetti si configura come un taglio puro e semplice dell'offerta dei servizi sul territorio. Il Comune effettua sull'erogazione dei servizi dei controlli, diciamo, in maniera abbastanza discrezionale. C'è, diciamo, per esempio un'attenzione quasi ossessiva alla modalità nella quale al modo nel quale viene erogato un servizio educativo, per esempio, mentre per esempio non c'è nessun controllo sul livello di retribuzione degli operatori, per cui noi abbiamo sul territorio cittadino, che a monte di un finanziamento uguale per tutti i lotti, su alcuni lotti gli operatori percepiscono in busta paga una certa cifra, per esempio mettiamo 13 euro e passa lordi a ora, e su alcuni territori addirittura scendiamo a 7 euro lordi a ora, e questa per esempio è una forma di controllo che il Comune potrebbe effettuare, ma in realtà, diciamo, non c'è questa attenzione ai diritti degli operatori, non c'è questa attenzione ai diritti dei lavoratori. Il Comune, diciamo, si disinteressa, diciamo, aveva promesso che le politiche sociali sarebbero state, diciamo, al centro dell'azione amministrativa, in realtà in questi 5 anni è cambiato ben poco, c'è stata una diminuzione complessiva dei servizi erogati, c'è stato un loro peggioramento, c'è il tutoraggio che è appena finito, per capirci, è stato bloccato per 2 anni ed è stato rifinanziato dopo 2 anni per soli 8 mesi, cioè questo è il livello, ma in questo momento noi non abbiamo nessuna risposta. Abbiamo cercato, diciamo, di interpellare l'assessore Gaeta, abbiamo cercato di interpellare l'assessore regionale, ma allo stato attuale, diciamo, nessuno in questo momento ha voluto riceverci, ha voluto darci quantomeno delle spiegazioni rispetto alla situazione che stiamo vivendo.